della celebrazione eucaristica, che come abbiamo invitato all'inizio della nostra celebrazione, celebriamo la memoria, la festa solenne di Maria Maddalena, patrona di questa comunità, titolare di questa chiesa. Ecco che le letture possono darci una chiave di interpretazione di quella che può essere stata la vita di questa donna. Una donna che di per sé, nei secoli, è sempre stata avvolta, tra virgolette, nel mistero, perché è sempre stata un po' scambiata con altri personaggi biblici. Però i testi ricordano qualcosa di importante, una ricerca continua, un anelito profondo di questa persona, un anelito profondo di ogni persona che, ricercando in se stessa la via del cielo, ecco che a un certo punto trova il modus operandi, cioè trova il risultato, trova il, potremmo dire, quasi il nesso per cui vale la pena vivere. Trova cioè l'amato del suo cuore, come ricorda il Cantico dei Cantici. Più volte abbiamo ascoltato in questo testo, ecco, che fine ha fatto l'amato del mio cuore, lo avete visto, ma dove si è nascosto? E a un certo momento, ecco, che finalmente l'autore del testo sapienziale dice, ecco, l'ho trovato, ho trovato l'amore dell'anima mia. E il Salmo 62 ci ha fatto spirare insieme, ci ha fatto sospirare insieme su questo continuo e voluto, sicuramente, risultato di ricerca della persona smarrita. Ecco, fin dall'aurora, oh Dio, io ti cerco, fin da quando apro gli occhi, fin dal momento, nell'istante in cui tu mi dai la possibilità di vivere insieme con te una nuova giornata, ecco che io ti cerco. Ma questa giornata non è solo la giornata di oggi, non è il tempo, non è il 24 ore, ma è soprattutto la stessa vita, dal momento in cui apro gli occhi in questo mondo fino al momento in cui li chiuderò, ecco, io voglio contemplare il tuo volto, io voglio stringere a te l'anima mia. Il risultato è sempre lo stesso, il risultato è quello del ritrovo, è quello della sazietà. Perché? Perché in Dio, ecco, riposa l'anima mia. Perché noi possiamo sfamarci, noi possiamo dissetarci soltanto in Dio. Ricordate quell'altro salmo che dice: ha sete di te, Signore, l'anima mia, quando vedrò il suo volto? Il salmo battesimale: come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. E il Vangelo di Giovanni ricorda un ritrovamento, ma un ritrovamento particolare, non tanto, ecco, quello dell'incontro tra un uomo e una donna, tra un uomo qualunque e una donna qualunque, ma una donna guarita da grave infermità, guarita, come ricorda il Vangelo, da sette demoni, che dopo questa guarigione, cioè dopo la rivelazione del peccato, si era convertita profondamente, aveva capito profondamente chi era veramente Cristo e veramente lo segue nella sua vita pubblica fino ai piedi della croce, fino al momento più drammatico. E a lei il Signore, ecco, si fa vedere, risorto. Ecco, quando Maria dice: dove l'avete portato? Ecco, che fine ha fatto? Ecco, Gesù le risponde: chi stai cercando? E Maria finalmente poi riconosce Gesù quando egli la chiama per nome, le dice Maria, riconosce veramente, ecco, chi è che lei, e appunto chi la sta chiamando e chi naturalmente la sta naturalmente innalzando a qualche cosa di particolare. E quel qualche cosa è l'essere testimone di una realtà che ha scattato,
che ha completamente distrutto le regole della natura, le regole della fisica, appunto ha completamente capovolto che cosa l'indirizzo umano, intellettuale, culturale, qualcosa che si crede non tanto perché è avvenuto, ma si crede per fede. E la fede è il dono che Maria approfondisce, è il dono che Maria sicuramente ricerca di Dio. E l'innamorata del Signore non tanto a livello, ecco, intellettuale o a livello fisico, lei è innamorata del Signore a livello spirituale, perché aveva capito, dice finalmente, ecco, ho trovato quello che dicevamo all'inizio del nostro pensiero, della nostra meditazione, ho trovato l'amato del mio cuore. Allora, attualizzando, cosa possiamo dire, cari fratelli e sorelle? Possiamo riprendere un po' quell'espressione che San Paolo dice quando scrive per la seconda volta agli abitanti di Corinto, una comunità un po' sempre speciale, possiamo definirla, perché era una comunità, ecco, in continua evoluzione, in continua, potremmo dire, ebollizione, era una comunità frizzante. Ecco, dice proprio, noi siamo morti, ma non morti, ecco, dal punto di vista fisico, siamo morti dal punto di vista spirituale, perché siamo morti con Cristo e siamo con Lui risorti a vita nuova. Allora, ecco, sta a noi oggi prendere la testimonianza di una nostra cara, ecco, concittadina del Regno dei Cieli, la nostra celeste patrona. Sta a noi prendere da lei lo sguardo sulla nostra vita. Sta a noi proprio riconoscerci come lei, bisognosi di essere guariti da queste gravi infermità. E le gravi infermità possono essere l'orgoglio, la superbia, l'egoismo, la mancanza di Dio nella nostra vita. E poi naturalmente dire, ecco adesso anche noi, lasciamo da parte il superfluo e ci innalziamo insieme a tutti coloro che abbiamo accanto a vita nuova. E il Signore è salito al cielo, come dice appunto nel Vangelo di Giovanni, è salito a prepararci un posto, è salito, ecco, al Padre di nostro, al Padre suo e Padre nostro, Dio suo e Dio nostro. Allora facciamo sì che la nostra vita possa essere sempre più immagine del corpo del Cristo risorto. Sia lodato Gesù Cristo.